Buongiorno. Oggi vedremo come cambiare le valvole termostatiche della linea Giacomini. Le valvole sono la R470. All'interno della confezione troverete anche le istruzioni che andrò adesso comunque a spiegarvi. Innanzitutto si toglie il fermo della vecchia valvola. Si svita, poi si toglie la guida in plastica con l'aiuto di una pinza a pappagallo. Operazione un po' complessa, ma ok. Ce ne approfittiamo per controllare la funzionalità della valvola facendo così. Questa funziona, poi si prende la valvola termostatica, si porta in modalità tutto aperto, ci si aiuta con le mani per liberarla, poi andremo a installarla in modo che questo segno, che sarebbe poi quello che indica l'apertura e la chiusura della valvola, che sia visibile. In questo caso lo installeremo un po' verso il basso perché dovrà essere visibile. Si inserisce così, poi si avvita. Si chiude tutta la retrovalvola, lei farà un clac e poi si imposta sul 3 pari 20 gradi, sul 4 se si vuole più gradi, in proporzione in base alla. Le termoretrovalvole sono detraibili anche dal conto termico e se questo video vi è stato utile mettete un mi piace, grazie per l'attenzione.